salvaguardia dell'ambiente, di questo stamattina si è parlato al Palacultura Antonello da Messina, insieme ai ragazzi degli istituti scolastici messinesi, che per l'occasione hanno partecipato con una serie di elaborati per classe. Ad essere presente all'incontro anche l'assessore Daniele Jalacqua, insieme al presidente della zona 7 Lions Club, Guido Graffeo, che per l'occasione ha omaggiato l'assessore di un delfino di legno, simbolo per la lotta al benessere dell'ambiente. Come Lions Messina zona 7 abbiamo accolto con grande piacere l'invito che ci ha fatto l'assessore Jalacqua, assessore all'ambiente e nuovi stili di vita al Comune di Messina, che ci ha voluto, condividere con noi questa significativa iniziativa rivolta verso le scuole. Noi come Lions siamo stati sempre e siamo sempre in prima linea sui temi dell'ambiente e della biodiversità, con numerose iniziative che portiamo costantemente con attività di servizio tutti gli anni. A prendere la parola, premiando anche i ragazzi dei vari istituti, Mimma Lucchesi, rappresentante dell'ARPA. E l'ARPA Sicilia ha inteso aprire alle scuole questo momento di grande prevenzione, e si tratta di prevenzione quando parliamo con le scuole. E alle scuole noi rivolgiamo tutta la nostra attenzione, al di là dell'azione di ARPA Sicilia, perché è un'azione di controllo, di monitoraggio del territorio, noi lavoriamo molto su un'educazione ambientale, un'educazione che va oltre, che ne abbiamo già parlato con i ragazzi, li abbiamo incontrati e seguiti man mano, tutti i loro dubbi su quella che è l'interno. L'indagine del territorio è stata affrontata di volta in volta in classe e in attività sperimentali, appunto, in campo. Questa è stata una grande soddisfazione, perché attraverso gli elaborati non abbiamo più visto una solita autodefinizione negativa del nostro mondo, ma sicuramente ricca di entusiasmo. Un progetto che spera nella coscienza e che vuole dare linee guida ai più giovani, che sono di fatto il futuro del pianeta e della sua salvaguardia.